ringrazio. E ti ringrazio e grazie a tutti quelli che sono connessi, ho visto che siamo 200 persone più o meno, quindi un gran numero mi fa molto piacere. E il tema di quest'oggi è appunto cosa comunicare sui profili dei, tra virgolette, pezzi grossi su LinkedIn in questa fase di crisi. Quindi rispetto, e me ne scuso, magari a molti altri relatori, qui non esistono slide, cioè ne ho imbastite due all'ultimo, perché il carattere stesso di questo webinar è un pochettino più, voglio dire, emergente, effimero. Non ci siamo mai posti il problema di cosa comunicare sui profili di amministratori delegati su LinkedIn, perché la realtà delle cose è che le aziende se ne sono sempre tenute ben distanti. Il bello e il brutto di LinkedIn è un po' questo. LinkedIn è un social che adoro. Allora, per chi non mi conoscesse, Luca Bozzato, non bevo da più o meno stamattina. E sono veneto, quindi è giustificato bere la mattina. Dal 2012 facciamo LinkedIn, diciamo che sono uno dei papà del mestiere in Italia, perché nel 2012 eravamo letteralmente in quattro a fare questa cosa. Abbiamo un'azienda che è la prima e l'unica in Italia specializzata nella consulenza LinkedIn e diamo aiuto a due tipi di realtà. La mia parte di business che esce sotto il brand Talentin Acquisition, che vedete qui nel login delle slide, dà supporto ad aziende multinazionali, quindi aziende comunque con un numero importante di dipendenti fatturato, azienda minima che gestiamo comunque 1.000 euro di dipendenti in su fino ad aziende che ne hanno 15.000. Mentre invece il mio socio, che si chiama Paolo Dal Monte, che potete seguire su LinkedIn, si occupa principalmente di professionisti, piccole e medie imprese, studi professionali, agenzie di comunicazione. Quindi serviamo due target molto, molto differenti. Chiaramente quello che andremo a vedere oggi insieme vale sia per le piccole realtà, vi farò l'esempio di qualche azienda di piccole dimensioni che comunque secondo me sta comunicando bene su LinkedIn oggi, e aziende di grandi realtà. Per darvi un po' di background, un po' di informazione di massima sul perché ci stiamo a ritrovare a parlare di queste cose, ci sono 230 ormai persone collegate che sentono parlare di questo argomento che per me era impensabile fino all'anno scorso, e c'è voluta una pandemia globale per trovarci qui a parlare di questa cosa. Ne sono molto contento, ovviamente non della pandemia, ma del fatto che siamo qui ad affrontare questo tema. Vi do un po' un'idea di quello che succede. Scusate, Paolo Del Monte, mi sono accorto adesso, il mio socio mi riprenderà perché ho detto male il suo cognome. Perché ci siamo trovati a parlare di questo argomento? Perché è un momento di forte crisi, e in un momento di forte crisi le community che lavorano attorno all'azienda hanno bisogno di diverse cose, tra cui sicurezza e sapere che l'azienda sta tutelando i suoi interessi principali. Perché gli amministratori delegati si sono sempre tenuti lontani da LinkedIn? In realtà gli amministratori delegati si tengono lontani di solito dai social network in generale. C'è una bellissima ricerca, magari un po' datato ormai, di World of CEO, che dice che la maggior parte, quasi l'80% degli amministratori delegati a livello mondiale non ha una presenza social e non crede assolutamente che i social siano di beneficio per l'azienda. Quindi i social sono una cosa che di solito si delega al marketing, benché vada LinkedIn lo si delega ogni tanto alle risorse umane, ma diciamo che per l'amministratore delegato e per il consiglio di amministrazione, se i social chiudessero domani mattina non farebbe nessuna differenza. È la dura e triste realtà, però ne conosco veramente pochi che dicono: ah, che bello LinkedIn, mi ci metto e uso del mio tempo personale per stare dietro a questa cosa. Invece, in questi giorni abbiamo assistito da più parti ad amministratori delegati o comunque a executive a livello alto che si sono messi su LinkedIn per parlare e conversare con gli stakeholder della propria azienda, un po' per l'impossibilità di farlo fisicamente, perché essendo tutti in quarantena non c'è proprio la possibilità di organizzare un evento, una convention, una rassegna stampa per fare queste cose, e quindi bisogna trovare un luogo digitale, professionale, per raccontare come l'azienda sta gestendo il momento di crisi, e LinkedIn oggi è questa piattaforma, perlomeno lo è stata da 16 anni, ma se ne sono accorti solo adesso, e quindi ripeto, ringrazio che ci siamo da un certo punto di vista trovati in questa situazione per poterne parlare.
D'altro canto, la preoccupazione è quella di dire, perlomeno mia come consulente, cosa succederà dopo che questa pandemia sarà finita. Cioè, gli amministratori delegati continueranno a capire che i social sono importanti ed è giusto e onesto che ci siano anche loro, oppure invece decideranno che si ritornerà a fare le cose come abbiamo sempre fatto prima e quindi i social non faranno più parte del loro orizzonte di priorità. Questo è un punto di domanda grande come una casa. Io sono un po' pessimista sulla risposta a questa domanda, quindi io penso che torneremo a fare le cose esattamente come abbiamo fatto prima, perché appunto ci è voluta un'emergenza globale, un rischio fisico di morte per portare queste persone sui social network e credo che una volta rientrata la crisi se ne torneranno bellissimo, benissimi nelle loro convinzioni. Però, come diceva il buon Socrate, visto che sono laureato in filosofia e questa cosa me la porto dietro, sono anche uno a cui piace essere smentito se la verità sta dall'altra parte, quindi spero vivamente che non sia una rondine che fa primavera, ma un movimento duraturo. Quindi arriviamo ad una situazione in cui LinkedIn è il social perfetto per tutte quelle aziende, comunque di una certa dimensione, che hanno bisogno di attirare persone come nuovi colleghi, nuovi dipendenti, ma è anche il social perfetto per tutte quelle aziende che vogliono accedere a un network globale di relazioni anche in termini di vendita, per esempio trovando distributori all'estero, per esempio aggiornando i propri stakeholder B2B e gestendo le relazioni in trattative complesse e via discorrendo. Negli ultimi anni, essendo cresciuto anche molto in termini di numeri, per chi non lo sapesse, LinkedIn oggi ha quasi 700 milioni di utenti. E in Italia ne ha ormai 13-14 milioni. Per darvi un riferimento, le ultime statistiche dicono che 35 milioni sono gli utenti di social in Italia. Se togliamo magari la fascia dei giovanissimi, vuol dire che banalmente una persona su due, una persona su tre che ha un account social ha anche un account LinkedIn. E questo è un dato interessante. Certo, gli italiani passano in media 2 ore sui social network e di queste 2 ore ne passano solo 10 minuti al giorno su LinkedIn. Però questi 10 minuti al giorno sono 10 minuti magari fatti con dell'interesse e dell'intenzione a sviluppare delle relazioni, quindi magari hanno un peso specifico maggiore. Perché è il social perfetto per le aziende per fare comunicazione? Perché, a differenza dei profili privati, ogni pagina può avere una sua presenza ufficiale con una company page, pagina azienda, che viene demandata al marketing, a volte viene demandata alle risorse umane, su cui l'azienda comunica a livello istituzionale. Qual è il cortocircuito che si è creato in termini di gestione della crisi in questi giorni che ha costretto, dico io, per certi versi, gli amministratori delegati a mettersi su LinkedIn a parlare dal proprio profilo, posto che magari non l'hanno fatto loro, ma è stata comunicazione a creare dei video o delle interviste che poi sono andate finite pubblicate sul profilo dell'amministratore delegato che magari ha dato le password al reparto comunicazione. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati perché molte aziende si sono rese conto che la comunicazione istituzionale, quella dalla pagina ufficiale, non bastava più. Che cosa sta succedendo a LinkedIn in questi giorni? Ci sono due nodi polari di comunicazione molto forti. Il primo nodo è la comunicazione ufficiale dalla pagina azienda, quindi le aziende che tramite i loro reparti comunicazione o risorse umane decidono di dare dei messaggi ufficiali e istituzionali a partire dalla pagina. Dall'altra parte però la base, cioè i dipendenti, i collaboratori che prima magari erano titubanti su LinkedIn, non sapevano come muoversi, non temevano l'ingerenza dell'azienda sui propri profili oppure temevano delle rappresaglie perché l'amministratore, l'imprenditore non proprio illuminato, diceva che LinkedIn non si doveva usare, che chi cerca lavoro, chi usa LinkedIn automaticamente sta cercando lavoro. Ecco, tutta questa cosa è stata spazzata via in un istante. Le persone hanno visto che le loro aziende non erano in grado, tramite le pagine ufficiali, di dare dei messaggi forti di sicurezza, di comunicazione, di senso di appartenenza anche dopo essere fisicamente distanti in remote working, e quindi hanno deciso di prendere la parola. Cioè hanno riempito da soli, dal basso, il vuoto comunicativo che le aziende hanno creato nella loro pagina, cioè non dando quei messaggi che le persone si aspettavano. E in effetti, se vediamo LinkedIn oggi, i post sono polarizzati attorno a notizie sul coronavirus e selfie da smart working, come ormai li chiamiamo. Ecco, questi selfie da smart working sembrano innocenti, in realtà non lo sono.
cioè è il modo dei dipendenti di comunicare all'azienda che l'azienda non sta facendo tutto il possibile per dargli quella comunicazione di sicurezza di cui i dipendenti hanno bisogno. Oggi i dipendenti hanno bisogno di essere sicuri e non basta una mail o un comunicato mandato su Yammer per rendere edotti tutti quanti delle misure che l'azienda sta prendendo. Le aziende ancora non hanno capito che LinkedIn non è uno strumento di comunicazione esterna. Il problema delle aziende è che vedono i social e LinkedIn all'interno di questa categoria come strumenti per comunicare all'esterno qualcosa, e infatti di solito vengono dati in gestione al marketing e comunicazione esterna. In realtà è totalmente l'opposto. LinkedIn è uno strumento di comunicazione interna. Pensiamoci un po'. In tutti i social il meccanismo per far diventare virale qualcosa, o comunque per aumentarne la visibilità, è riuscire a dare dei contenuti che risuonano con la base di fan fidelizzati, di follower fidelizzati, che sono quelli che visitano la pagina, sono affezionati al brand e ogni volta che il brand pubblica qualcosa o qualcosa di rilevante e risuonante con i loro interessi, sono i primi che espandono il messaggio facendo like, commentando, condividendo e quindi contribuendo a, tra virgolette, viralizzare il messaggio. LinkedIn è un social che funziona allo stesso modo. Eppure, se vediamo le pagine azienda, notiamo subito che hanno molti meno follower della corrispettiva pagina Facebook, per esempio, oppure hanno molte meno interazioni di un post pubblicato, che ne so, sul profilo dell'amministratore delegato o appunto su un altro social. Perché è questo? Perché la prima community di fan e di follower di un'azienda su LinkedIn non sono i potenziali clienti, non sono i clienti del brand, sono i dipendenti. Pensateci bene, LinkedIn è l'unico social in cui andando in una pagina si può vedere il numero e il nome dei dipendenti che sono collegati su LinkedIn a quella pagina. Quindi in ogni caso, in ogni momento, si può risalire dalla pagina ai dipendenti e dai dipendenti alla pagina. Questo legame così stretto non esiste in nessun altro social ed è alla base di LinkedIn. Ed è quello che nel 2003 Reid Hoffman ha teorizzato nel suo libro L'Alleanza. Cioè LinkedIn è quel posto in cui il dipendente è forte se il brand dell'azienda è forte, e il brand dell'azienda è forte se la somma dei brand e dei dipendenti sono forti. Punto. Questo è il segreto di LinkedIn. Che cosa succede allora nel momento in cui noi curiamo la pagina azienda? Che se vogliamo viralizzare i nostri contenuti, dobbiamo fare appoggio su quella che è la nostra community più forte. Il problema è che il marketing vedrà come sua community di sicuro clienti e potenziali clienti, ma questi su LinkedIn non gliene frega niente a nessuno. Non usano LinkedIn le persone per leggere quello che succede nell'ultimo campo del banking o del software. Le persone usano LinkedIn per aggiornarsi professionalmente. Le persone usano LinkedIn per entrare in contatto con nuove persone. Le persone usano LinkedIn per rimanere aggiornati su quello che succede all'interno della loro professione o fare un salto di carriera. Per cui quello che vogliono sentirsi dire dalle aziende rientra nella categoria di questi tre elementi: aggiornamento professionale, networking professionale, salto di carriera. Nel momento quindi in cui l'azienda non capisce questa cosa e dà al proprio network questo tipo di messaggio sbagliato, cioè parla solo dei propri prodotti, servizi e clienti, fa fatica poi a curare la propria community. Lavorando su questo concetto, quindi mi scuso se ho preso 15 minuti per darvi un po' il background di base, entriamo nel dettaglio di come le aziende stanno comunicando in questo periodo, che è il modo giusto di comunicare e lo è sempre stato. Il problema è che non si è mai visto nell'ottica corretta, e l'ottica corretta l'ha forzata appunto una pandemia globale. Riflettendo in questi giorni su alcune cose con aziende, clienti che stiamo visitando, ho pubblicato su LinkedIn qualche giorno fa uno slide deck contenente dei consigli. Questa è la prima slide che vedete. Per le risorse umane, per comunicare in modo empatico. Cioè, il tema era questo: se il reparto comunicazione si mantiene una comunicazione istituzionale che non riesce ad arrivare alla prima community di follower, che sono i dipendenti, ma invece fa dei comunicati molto istituzionali relativi a chiusure, legislazioni e quant'altro, tutta roba che colpisce molto la testa e poco la pancia, l'azienda manca un'opportunità. Manca dell'opportunità di condividere con la propria community
di follower che sono appunto i dipendenti, i messaggi giusti che questi vogliono sentirsi dire, e poi spareranno nella propria rete. E quindi la prima slide era un consiglio di questo tipo: pubblichiamo post positivi dal nostro profilo professionale. Perché? Perché il tema è che è facile condividere dei messaggi negativi o che generano panico riguardo a dati che non siamo magari in grado di leggere. C'è un bellissimo articolo di Fabio Piccigallo su questo argomento. Vi consiglio di andare su LinkedIn e guardarlo. Fabio Piccigallo. L'articolo si chiama Perché non abbiamo bisogno di un altro post con un grafico del coronavirus, che parla di come i dati possono essere manipolati e interpretati, soprattutto all'interno di un contesto professionale, ed è molto bello. Ma il tema è un po' questo. Le direzioni HR con cui sto parlando mi dicono: siamo un po' bloccate perché comunque Pagina la gestisce la comunicazione e noi non abbiamo spazio di rassicurare i nostri dipendenti, di lavorare sul lato empatico della comunicazione, che è quello che ci contraddistingue. Alla fine, molta parte del nostro lavoro è avere la porta aperta, una sedia sempre vuota in ufficio che aspetta di essere riempita dalla persona che viene nel tuo ufficio e ti racconta delle cose che poi tu devi cercare di inserire all'interno del contesto aziendale. Quindi ho detto: bene, se non lo fa la vostra pagina, fatelo voi. Quindi il ruolo di HR all'interno di un'organizzazione, all'interno di un network come quello di LinkedIn, è di sopperire alle mancanze di comunicazione. Dove comunicazione lavora in modo troppo istituzionale, HR può lavorare in modo molto più empatico dal profilo personale di HR. Quindi, prima cosa da fare, cari professionisti delle risorse umane, ma cari anche imprenditori, il tema è pubblicate cose positive sul vostro LinkedIn, dove positive non vuol dire buoniste, ok? Vuol dire cerchiamo di superare il negativismo, cerchiamo di superare lo stallo e guardiamo un attimino al presente e un po' al futuro prossimo, e quindi diamo dei messaggi positivi. Per esempio, ci sono aziende che mi stanno dicendo: noi stiamo assumendo, perché il nostro settore è uno di quelli che comunque sta tirando anche in tempi di crisi, però non vogliamo scriverlo su LinkedIn perché abbiamo paura di sembrare insensibili, che per me è una follia pura. Cioè, nel momento in cui tu stai dando il segnale che ci sono molte persone a casa e che magari hanno bisogno di rimettersi in gioco perché hanno perso il lavoro per via della crisi, è giusto e doveroso, e anzi è responsabilità sociale, comunicare che dall'altra parte c'è un paese che funziona. O perlomeno c'è una parte del paese che funziona, quindi fare contronarrazione positiva, altrimenti si crea una sorta di camera dell'eco assolutamente negativa, per cui tendiamo a autodeprimerci. Qualche giorno fa stavo seguendo un corso online e c'era un altro italiano, e il relatore, che era inglese, sapendo che era italiano, gli ha chiesto come andava la situazione in Italia sul coronavirus. E lui ha dipinto un quadro dell'Italia che sembrava il quadro della peste nera del 600, sembrava del 500-600, cioè sembrava che fossimo praticamente in un lazzaretto e tutti moribondi in fase di, o in fase di autoflagellazione, autopurificazione, ma nel senso proprio letterale del ci stiamo dando fuoco perché siamo degli ammorbati, degli appestati. Allora, è vero che ci sono delle situazioni gravi in Italia e i numeri che vengono condivisi ovviamente dai media non rendono la situazione piacevole o ideale. È anche vero che non è che tutto il paese è fermo e bloccato, bisogna anche cercare di controbilanciare una narrazione a livello sistemico con una narrazione un po' più positiva, non dico, oh, sì, va bene, positiva, diciamo positiva. Bisogna contagiare in senso opposto. E quindi il tema è: ma io come HR ho ho il peso per fare una cosa del genere nel mio profilo, ho la credibilità? Beh, sì e no. È chiaro che se un messaggio positivo di un certo tipo arriva dal tuo amministratore delegato oppure dal tuo imprenditore, se l'azienda è di dimensioni più piccole, ha sicuramente più presa. Per un fatto puro, anche se quell'amministratore delegato ha un profilo LinkedIn che non ha mai usato, comunque i suoi contatti che lui storicamente ha costruito nel corso della sua carriera sono tutti su LinkedIn. E noi lo vediamo quando aiutiamo C-level a fare il loro profilo LinkedIn. Prima roba che succede, diciamo: ok, e
ti sistemiamo il profilo, ma ti diamo anche il primo post. Quindi lo invogliamo a pubblicare il primo contenuto su LinkedIn. Quello che succede è che questo, dal detto al fatto, non esiste su LinkedIn, il giorno dopo becca, ne so, 100-200 like sul suo primo post. E questo ovviamente gli ritorna indietro in senso positivo e capisce che tutte le relazioni che ha seminato durante la vita oggi sono comunque sul digital e hanno mantenuto comunque un buon rapporto con lui ed è un attestato di stima professionale il fatto che gli scrivano dei commenti in pubblico, anche privato, gli lasciano un like sul post. Ed è un effetto che si vede solo nel momento in cui ci metti il piedino dentro. È chiaro che se l'amministratore delegato non è abituato a stare su LinkedIn a pubblicare, come è normale che sia per la maggior parte degli AD, avrà qualche difficoltà a rendersi conto di questo atteggiamento. Quindi il primo consiglio era quello di dire HR, bene, molto bene, ma cosa fare in questi tempi di quarantena? Uno, pubblicare robe positive dal profilo. Due, convincere il management a fare altrettanto. Cioè, per quanto come HR possiamo avere il nostro network, la nostra credibilità, se certo tipo di messaggi arriva dall'alto, hanno molta, molta più presa. E lo stanno dimostrando tutte quelle aziende che in questi giorni si sono spesi e hanno appunto messo il management su LinkedIn, forzosamente o meno forzosamente, e hanno visto dei ritorni immensi in termini di relazione. Poi adesso andiamo a vedere qualche esempio. Il fatto è che in un momento di incertezza, più in alto è la voce che mi dice tranquilli, andrà tutto bene, e più io mi sento che effettivamente tutto vada bene. Ma qual è il ruolo dei piani alti su LinkedIn in questi giorni di crisi? L'ho riassunto secondo me con tre concetti. Il primo è il concetto di sicurezza, e di nuovo non di sicurezza rivolta agli stakeholder esterni, cioè quello che molte aziende hanno sottovalutato in questo senso, in questi giorni, è che il tema di dare dei messaggi da parte dell'amministratore delegato deve essere fatto nei confronti dei clienti. Cioè, uso LinkedIn perché devo assicurare, rassicurare i miei clienti che abbiamo preso tutte le misure per fare in modo che loro siano sicuri. A me questa cosa da un lato mi piace, dall'altro dico è un atteggiamento tipico da comunicazione esterna, cioè solo la comunicazione esterna può pensare che in un momento di crisi la prima responsabilità sia quella di allertare e di rassicurare i clienti. Invece da parte delle risorse umane la prima responsabilità di un'azienda dovrebbe essere quella, dai piani alti, di rassicurare i propri dipendenti. Ovviamente tra le varie call, messaggi, eccetera, che ci si manda in questi giorni, sto raccogliendo vari esempi di comunicazione sbagliatissima dai piani alti dell'azienda verso gli operativi. Quindi confusione organizzativa, non si sa, si apre, si chiude, arrivano i decreti di notte, l'azienda si deve ristrutturare. Non riesce a dare un taglio netto, cioè stiamo vedendo di queste situazioni a livello organizzativo interno imbarazzante. Ma più saliamo più l'azienda, più questa cosa mi fa arrabbiare. Stamattina vedevo su LinkedIn che girava un post sul fondo verde con quattro punti, no? E diceva cosa fare in tempi di crisi per la tua azienda. Il primo punto era metti le persone al centro, punto. E io mi sono trattenuto in tutti questi commenti da dire, scusate, ma mettere le persone al centro non è tipo quello che dicono le aziende da 6 anni a questa parte? Quindi delle due l'una, o le aziende hanno mentito fino adesso, oppure le aziende lo hanno fatto fino adesso e questo commento è superfluo, quindi evita di pubblicarlo su LinkedIn. Purtroppo il commento non è superfluo, è vero che le aziende non mettono le proprie persone al primo posto, almeno comunicativamente parlando in questo modo. Quindi, punto numero uno, nel rivedere la comunicazione LinkedIn dei prossimi giorni, perché ormai il primissimo periodo di crisi è passato, ma ce ne saranno molti altri nel percorso, di diverso tipo e di diversa natura, ma comunque non ne siamo ancora usciti. Il punto numero uno della comunicazione di un'azienda da parte del profilo del suo amministratore delegato e dei piani alti in questo periodo di crisi è veramente la sicurezza dei propri dipendenti.
usare LinkedIn per comunicazione interna. Punto. Ma i nostri dipendenti su LinkedIn non ci sono. Falso. In questo momento il vuoto in termini di comunicazione dai piani alti viene riempito dai piani bassi. Ci sono innumerevoli persone oggi su LinkedIn, ma lo vedete, basta aprire LinkedIn, che condividono, che ne so, la propria giornata in smart working e fanno le foto con i figli e fanno le foto con il cane e dicono: ah, che bello lavorare in smart working, ah, non vedevo l'ora, puntini puntini. Tralasciando quelli che invece dicono che lavorare in smart working fa schifo, ma ci arriveremo in un secondo momento. Attenzione, perché questa cosa che sembra carina è una cosa pericolosissima per due tipi di motivi. Uno, perché l'azienda non ha nessun controllo di questo tipo di comunicazione, ok? E non ce l'aveva prima e adesso men che meno. Due, è che alcuni di questi messaggi fanno passare, se non scritti o non interpretati correttamente, l'idea che prima in azienda si stava da schifo. Cioè, alcuni post sembrano veramente dire: oh, non vedevo l'ora di lavorare a casa perché erano secoli che lo chiedevano all'azienda e non mi hanno mai dato la possibilità di farlo. Ci voleva il coronavirus per convincere l'azienda a farmi lavorare da casa. E questo, in termini di risorse umane e di immagine aziendale, non è sicuramente un bel messaggio. In questo momento non se ne sta ancora accorgendo nessuno, per carità di Dio, eh. Però attenzione, perché è una lettura non neanche tanto tra le righe, che presto o tardi qualcuno comincerà a fare su LinkedIn. Quindi il tema è che i dipendenti ci sono assolutamente, sono connessi ai social 2 ore al giorno e comunque 10 minuti al giorno di queste 2 ore, come già detto, LinkedIn lo guardano. Abbiamo fatto numerosi esperimenti con altre aziende facendo capire che i messaggi che il dipendente sa sulla sua azienda li sa quasi sempre prima dalla pagina LinkedIn che dai canali ufficiali interni dell'azienda. Cioè LinkedIn è diventato di fatto l'house organ dell'azienda. E quando l'azienda vuole che i contatti, che certi messaggi vengano sparati su LinkedIn, deve fare affidamento su 2 tipi di network. Il primo sono i dipendenti, l'abbiamo già detto, il secondo sono i contatti personali, in questo caso dell'amministratore delegato. Quindi, prima di tutto, mettiamo veramente le persone al centro. Mettere veramente le persone al centro vuol dire che la prima responsabilità di un imprenditore o di un amministratore delegato non è verso i clienti, ma è verso i propri dipendenti. Quindi nella comunicazione che fate, farete, spero nei prossimi giorni, attenzione a questa cosa. Non i clienti prima, prima i vostri dipendenti. Questo farà una grande differenza nei prossimi giorni, quando si sedimenterà un pochettino tutta la nuvolona, tra le aziende che sembreranno fare delle marchettate e delle aziende che invece sembreranno parlare sinceramente. Di questo ne parleremo poi, tra l'altro, a breve a un master online. Abbiamo creato un master online per HR apposta per parlare di questi temi. Si trova su Eventbrite, magari poi se Francesco mi dà il benestare vi giro un link che abbiamo tirato su apposta per questo motivo. Sono 4 episodi, 4 webinar in cui parliamo di come comunicare in tempi di crisi su LinkedIn a livello aziendale. Sicurezza, uno, persone al centro, vuol dire mettete i dipendenti prima. Due, intrattenimento. Cioè, la gente si annoia in questi giorni. Cioè, sembra stupido da dire, ma siamo chiusi in casa in quarantena. Sì, certo, c'è la famiglia, sì, certo, possiamo fare tante cose. E una mamma che lavora in smart working mi ha raccontato, mi ha detto: è tempo, mi fa, regalato. È tutto tempo regalato per stare con i miei figli piccoli che non avrei avuto altrimenti. Questa cosa mi ha fatto molto piacere. D'altronde sono le prime settimane, se questa quarantena si prolunga, ragazzi, la gente si annoia veramente. E va bene tutte le persone che hanno una famiglia, però la forza lavoro non è fatta solo di persone che hanno il compagno vicino, la compagna vicina, la famiglia. Molti vanno fuori per lavoro, ok? Quindi magari sono in... Pronto? Francesco, mi senti ancora? Mi senti ancora? Ciao, sono Michele, intervengo io se vuoi. Ciao, mi senti? Ah, Sì, vi sento. perfetto. Ok, che Francesco diceva che non mi sentiva. Io continuo a sentirti, non so quale possa essere il problema, Ottimo, magari è grazie lato di Michele. fondo. Grazie Se Michele. riesco a farlo, intervengo. Quindi intrattenimento, le persone hanno bisogno di trovare divertimento, quindi tutte
tutti quei post, tutte quelle iniziative volte a incanalare l'energia che i dipendenti stanno mostrando in questi giorni su LinkedIn verso forme di contest, per esempio, tipo il selfie da smart working. Sentivo, credo, in un video l'HR manager di Flixbus che ne parlava, che credo che abbia parlato quest'oggi, che era in programma quest'oggi, ho visto. Sono mo idee molto, molto intelligenti che possono essere fatte dalle risorse umane, ovviamente, ma di nuovo, se hanno la validazione dai piani alti, molto meglio perché hanno un peso diverso. Il terzo punto è una riflessione su che cosa significa essere presenti oggi. Ci sono moltissime teorie su questo aspetto, e LinkedIn è pieno di coach che lavorano su questo tema dell'essere presenti, soprattutto presenti a se stessi. E mai come in questi giorni il tema dell'essere isolati, in famiglia o meno, porta a fare i conti con le proprie priorità. Il passato è una cosa a cui non vogliamo più tornare, okay? È chiaro che oggi su LinkedIn il mood sia quello di: ah, ok, stiamo molto meglio così. Ci siamo domandati perché non abbiamo fatto prima certe cose. Quindi la creazione di una nuova normalità che vuole rompere un pochettino con il passato. Il futuro è un luogo in cui abbiamo paura di andare in questo momento, perché non sappiamo se finirà, quando finirà, che cosa succederà. Dobbiamo stare nel presente. Quindi, che cosa può raccontare giorno per giorno il profilo dell'imprenditore, dell'amministratore delegato? Sempre non tanto per tenere aggiornati gli stakeholder, quanto per tenere aggiornati i dipendenti, ok? Cioè, i dipendenti hanno bisogno di sicurezza non tanto a livello fisico, igienico, hanno bisogno di avere sicurezza sul proprio posto di lavoro. Molte persone che magari, per aziende che magari adesso stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali che è stato messo a disposizione, si domandano: mi rinnoveranno il contratto? Potrò tornare in azienda o potrò rimanere in smart working quando banalmente finirà tutta questa crisi? Chi risponde a questi messaggi? Questi sono i messaggi che sono messaggi e domande che sono molto più pericolose del: quel cliente mi rinnoverà la commessa a fine di questa crisi o meno. Clienti ce ne sono a iosa, ok? Morto uno se ne fa un altro, banalmente, basta avere un buon reparto commerciale. È più difficile sostituire un dipendente bravo, un dipendente motivato. Quindi la tematica è che dal profilo dell'imprenditore o dell'amministratore delegato, se c'è qualcosa da comunicare, sicurezza rispetto alle condizioni, ovviamente igienico-sanitarie e rispetto alla salute dei propri dipendenti, ma soprattutto anche sicurezza che l'azienda sta affrontando questa crisi con il sorriso sulle labbra, o perlomeno sta affrontando criticità che vanno comunicate e condivise. Quindi una trasparenza a livello comunicativo, che non deve andare ovviamente a intaccare la riservatezza sui processi e su informazioni che sono chiaramente non a disposizione del pubblico, ma una sicurezza e una comunicazione, una narrazione, una storia che racconti ai dipendenti di come i piani alti stanno lavorando per salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti e delle loro famiglie. Questo è quello che oggi un'azienda con una comunicazione sana fa o dovrebbe fare su LinkedIn in questo momento. Ho preparato anche credo che vediate ancora il mio schermo, e poi magari vi chiederei se ci sono delle domande, così facciamo una chiacchiera insieme, perché parlare solo io poi mi annoia. Ho preparato anche un po' di esempi. Qui vedete il mio Asana è ovviamente uno strumento che utilizziamo molto in smart working, ma lo usavamo anche prima, di aziende che secondo me oggi stanno lavorando in modo carino. Ve ne faccio vedere alcuni, giusto perché possiate prendere spunto su alcuni modi di comunicare che secondo me sono carini o sono proprio interessanti e belli da cui prendere. Per prendere spunto. Oggi, tra l'altro, ho scritto un po' su LinkedIn, quindi se venite sul mio LinkedIn, se non siamo già in contatto, chiedetemi pure il contatto, e volete aiutarmi condividendo altri esempi che avete trovato su LinkedIn di aziende che secondo voi stanno comunicando bene durante la crisi,
vi prego di segnalarmeli o in privato o nei commenti, perché sto raccogliendo appunto alcuni suggerimenti insieme a quelli che ho già visto io per preparare un blog post in cui evidenzio appunto quali sono secondo me le pratiche corrette di comunicazione su LinkedIn. Quindi se volete dare il vostro contributo, ovviamente verrete menzionati nel post e quindi vi ringrazio già subito in anticipo. Breve carrellata e poi vorrei vedere in chat qualche domanda così ci sentiamo un po' più vicini. Mi hanno segnalato questa. Partiamo da un caso negativo, ok? Quindi facciamo vedere un caso negativo e poi vediamo anche un caso positivo. Mi hanno segnalato come caso positivo, per esempio, questa iniziativa di Enel Group, su cui io mi sono fidato della persona che me l'ha girato, quindi l'ho inserito all'interno del parterre, poi sono andato a vedere effettivamente come questo caso possa essere positivo. Mi dice, ha avuto una reazione immediata. Quindi, cosa prima? Uno, la pagina pubblica l'intervista dell'AD Francesco Starace, che magari non l'ha fatto sul suo profilo, non sono ancora andato a guardare. In realtà poi ho visto sul profilo di Francesco Starace che stava facendo delle buone iniziative. Ma a livello di pagina, la cosa, a parte che ha generato circa 500 like, su però una pagina di 330.000 follower, potrebbe aver generato un po' più di engagement, ok? E poi ha generato solo quattro commenti. Solo quattro commenti, di cui due sono di una tizia che lavora per Enel in Perù e che si lamenta delle sue condizioni di lavoro. E uno che gli dice: potevate fare anche meno e pubblicare questo post. E un terzo che poi gira il link di un'altra persona. Quindi tutta questa eco non l'ho vista. Di nuovo, azienda che comunica sulla sua pagina. E come questo se ne potrebbero fare molti esempi. Un esempio positivo, invece, vediamo se lo trovo, di azienda che pubblica la sua pagina, qui Esselunga. Il post di Esselunga, vedete che ha molti meno follower di Enel, ma è riuscita a intercettare tutta una serie di temi che gli hanno proposto di arrivare a 15.700 interaction e 836 commenti, di cui la maggior parte molto positivi. Su che cosa ha lavorato bene Esselunga, secondo me? Non possiamo star fermi, vogliamo essere servizio della comunità, ok? A parte le donazioni over 65, eccetera, ma l'intervento straordinario di welfare per ognuno dei collaboratori dei negozi Esselunga, che puntini puntini. Ora, se volessimo fare il pelo sull'uovo, questa l'avrei portata un po' più sopra, quindi di nuovo persone al centro, si vede che un post scritto da comunicazione e probabilmente non dalle risorse umane, visto che le risorse umane sono alla fine, ma stiamo parlando del pelo nell'uovo, di un post che è riuscito a generare 15.000 reaction e decisamente molti, molti commenti positivi. Quindi un gran props a Esselunga per aver fatto questo tipo di intervento. Andiamo a vedere un paio, secondo me, di post positivi. Andiamo a vedere Massimo. Allora, Massimo è l'amministratore delegato di un'azienda, Vecomp, che è un'azienda di software nel veronese. Come vedete, la pagina non ha molti follower, però ho trovato carina l'iniziativa, ho visto sia da lui sia dal profilo. Vediamo se riesco a farvi partire il video in silenzioso, così non disturba. E la bellezza, secondo me, di questo video, fatto, come si vede, con uno smartphone senza troppi frizzi e lazzi comunicativi, e far vedere che cosa sta succedendo in azienda ormai vuota e che cosa sta facendo l'azienda per garantire l'operatività e la sicurezza dei suoi collaboratori. Quindi sì, sta parlando ai clienti, ma sta parlando della sua azienda, cioè ti sta dicendo come ha messo in sicurezza il team per riuscire a garantire l'operatività. Ma al centro non ci sono tanto i clienti quanto le persone. Un altro buon esempio, secondo me, è quello di Nil Palomba, pardon, di Costa Crociere. Ho amato molto questo video, l'ho riguardato molte volte e vediamo che cosa succede. Già qui stiamo passando da una comunicazione di pagina, una comunicazione corporate, a una comunicazione personale nel profilo
dell'executive. È chiaro che questo video con questa qualità alta gliel'hanno registrato, ok? Quindi non se l'è fatto lui con uno smartphone, ci mancherebbe. Ma il tema del video è di nuovo sicurezza salute, ospiti e colleghi a bordo e negli uffici a terra, ma soprattutto colleghi di bordo e degli uffici a terra. Cioè il post e la missione ripartire insieme è fatto per parlare prima di tutto ai dipendenti, per assicurarli di quello che sta succedendo e poi per assicurare ovviamente anche i clienti che il servizio procederà alla fine di questa crisi, ripartirà. E infatti, se notate che cosa succede all'interno delle reaction, vedete che le persone che stanno sotto e sono le prime a aver commentato hanno tutti lo sfondo di Costa dietro il proprio profilo. Che cosa significa? Significa che il post è riuscito a intercettare molto bene il sentimento dei propri dipendenti. Si sono riconosciuti in quello che è successo, e che cioè che un executive che fino a prima aveva usato LinkedIn, non magari al 100% delle sue potenzialità, si sia messo con la propria faccia per comunicare in modo forte un segnale prima alle persone di bordo di terra e poi anche agli ospiti, anche se ospiti e colleghi indica che chi gli ha scritto il post effettivamente fa parte della com. Fate sempre attenzione a queste cose quando leggete i link. Ultimo ma non ultimo, il post di presidente di Marriott è anche un buon esempio, perché parla di come il Covid-19 abbia impattato sull'industria di Marriott. È chiaro che un impatto di questo tipo non è fatto per parlare tanto agli stakeholder. Certo, quelli immagino che siano già stati allertati in altre sedi e in altre sessioni. È un messaggio da parte dell'amministratore delegato per coinvolgere prima le persone che lavorano in azienda e poi ovviamente anche gli altri componenti del network, che l'azienda sta avendo ovviamente dei contraccolpi da parte del Covid-19, ma sta spiegando come l'azienda mette insieme i passi giusti per capire come rispondere a questa emergenza. E se vedete che cosa succede, non dalla pagina ma dal profilo, il post ha avuto 34-35 mila interaction quasi, 2 mila erotti commenti e 1 milione di views del suo video. Questi numeri sarebbero stati probabilmente molto difficili da ottenere anche per un'azienda come Merkle, che comunque al 1 milione follower c'è già arrivato. Quindi ricapitolando, e poi se avete delle domande sono qui, altrimenti vi tengo aggiornati per altri 15 minuti su altri aspetti interessanti di LinkedIn. Che cosa ci aspettiamo da un'azienda e dalla comunicazione di un'azienda su LinkedIn in tempi di crisi? Ci aspettiamo quello che poche aziende in questi giorni sono riuscite a fare su LinkedIn. La prima cosa che ci aspettiamo è avere un piano. Molte aziende non stanno rispondendo bene alla crisi o non stanno rispondendo affatto, perché non hanno un piano di gestione della comunicazione, che non vuol dire un piano di crisi, ok? Cioè non è che non mi interessa che l'azienda sia già preparata a cosa fare in caso di pandemia globale, ci accolgo un po' tutti impreparati e ci mancherebbe. Non tutti hanno a disposizione un'agenzia di PR da dietro che può agire tempestivamente per evitare i buchi che può creare un virus del genere, una situazione del genere sul sistema economico nazionale e globale. Quello che ci aspettiamo è una cosa molto umana. Ci aspettiamo che, uno, l'azienda capisca su che mezzo sta comunicando. Se comunica su un mezzo B2B, B2C, pardon, è normale che comunichi alla sua clientela, come il Facebook, come l'Instagram della situazione. Se un'azienda comunica su LinkedIn, ci aspettiamo che abbia capito che la prima community a cui si deve riferire non sono i potenziali clienti. La prima community a cui un'azienda parla su LinkedIn sono i dipendenti. A livello molto umano, i dipendenti sono le prime persone che condividono i messaggi dell'azienda su LinkedIn. E l'effetto che creano è esponenziale. Pensate che LinkedIn
ha calcolato che se noi sommiamo i contatti di primo livello di tutti i dipendenti iscritti su LinkedIn di un'azienda, il numero di questi contatti è 10 volte più grande rispetto al numero di follower che ha quella pagina azienda. Vuol dire che se la vostra pagina ha 30.000 follower, i vostri dipendenti hanno sommate 300.000 connessioni. E ogni volta che riporto questo dato, le aziende mi guardano un pochettino con gli occhi sgranati, cioè capiscono che il problema o l'opportunità sta da un'altra parte. Cioè, se io devo viralizzare un contenuto su LinkedIn, devo riuscire a fare un contenuto che risuoni con i miei dipendenti, non con i miei clienti o potenziali clienti. E che quindi le pagine LinkedIn dovrebbero essere affidate, se non a HR totalmente, perlomeno a un team interfunzionale tra HR e comunicazione marketing, cioè un team dove le competenze del marketing in termini di produzione di contenuti si uniscano alla sensibilità di HR nella produzione di temi e contenuti che risuonino con i dipendenti, con cui è HR avere la relazione, non certo marketing. A livello ovviamente di aziende molto più piccole, dove magari la funzione HR non è strutturata, quello che ci aspettiamo è che perlomeno sia l'imprenditore ad avere la sensibilità di pubblicare certi messaggi che il marketing non può pubblicare. Faccio un esempio. L'ultimo che mi mancava, che è Daniele Lago. Per me il post di Daniele Lago, per esempio, è stato molto, molto bellissimo, molto bellissimo, scusate, molto bello. Venerdì sera abbiamo chiuso la Lago, chiudiamo solo le mura, però, perché da ieri abbiamo aperto ancora di più elementi che lavoreranno dalle loro case per generare comunque valore e relazioni con la nostra community. Chissà quante cose belle potranno succedere, eccetera. Un abbraccio con la bellissima foto della sua azienda con i muri chiusi e le luci un po' soffuse, 1100 interaction e 44 commenti, ovviamente quasi tutti positivi della risposta del territorio. Ecco, e in questi giorni poi Daniele Lago, l'AD, sta pubblicando altri post su LinkedIn per tenere aggiornati sulla situazione. Ecco, di nuovo, questo ci aspettiamo. Ci aspettiamo che le aziende capiscano e abbiano un'interazione molto umana con i propri dipendenti su LinkedIn, cioè accettino il fatto che LinkedIn è diventato di fatto il primo strumento di comunicazione interna, altro che Yammer o altri social network interni. Le persone sono su LinkedIn, guardano LinkedIn e reagiscono alle notizie da LinkedIn. Ci aspettiamo quindi che diano sicurezza, tranquilli, va tutto bene. Abbiamo fatto il possibile per mettervi nelle condizioni migliori igieniche, sanitarie e di struttura per farvi lavorare e per farvi continuare a essere degli ottimi elementi per la nostra squadra. E due, ci aspettiamo che comunichino costantemente e tengano aggiornato il network dei dipendenti per rassicurarli che l'azienda sta affrontando la crisi e che quindi, tra le righe, il loro posto di lavoro è salvo. Io vi ringrazio, avrei finito quello che ho da dirvi e spero che sia stato Ringraziamo interessante. noi te. Se ci sono delle Senti, domande, mi volentieri. Sì, senti? ti sento. Perfetto. Guardo adesso le domande e te ne pongo qualcuna. Abbiamo ancora 10 minuti, per cui possiamo chiacchierare per 1 decina di minuti. Ad Ti ringrazio. esempio, Giorgia dice: grazie per l'intervento. Sarebbe interessante capire come si muovono le PMI e come stanno facendo le aziende del settore salute. Grazie per la risposta, Giorgia. Grazie Giorgia. Allora, le PMI si stanno muovendo secondo me bene, per certi versi molto polarizzate. Ne ho viste molte dove l'imprenditore, soprattutto in settori fortemente in crisi, hanno una comunicazione un po' negativa dovuta anche dalla grande emotività di questo periodo. Ce ne sono alcune invece, come vi ho fatto vedere la Lago in questo momento, che si stanno muovendo bene in termini dell'imprenditore, anche aiutato dall'età anagraficamente giovane, capisce il potere dei social di intervenire e di aiutarli a superare questa crisi a livello comunicativo e si pone in prima persona con dei post che, lo avete visto, di sicuro non è stato scritto da comunicazione, cioè quello è un post scritto di pugno dell'imprenditore. Sulle aziende del settore salute non ho fatto ancora uno studio, però se mi iscrivi su LinkedIn magari ci lavoriamo insieme perché è un tema molto interessante.
C'è invece Angela che dice: io lavoro come addetta marketing, ma il capo non ne vuole sapere di cambiare lo stile comunicativo e si tiene solo sull'istituzionale classico. Può essere dannoso, secondo te, a livello di immagine? Devi farmi capire bene cosa vuol dire dannoso a livello di immagine. Di sicuro sarà negativo nel momento in cui si riparte, cioè la tematica è che il tuo capo per certi versi ha ragione e per certi versi no. Qui siamo in un momento di opportunità. L'opportunità è quella di dire: il marketing funziona quando io non ho la fretta di vendere qualcosa. Il marketing funziona quando io posso raccontare delle cose al mio network di clienti e potenziali clienti e lasciare il tempo che queste cose sedimentino per fare in modo che quando quei clienti e potenziali clienti hanno bisogno di me, allora sapranno già chi cercare. Spesso faccio la differenza tra Google e LinkedIn. Su Google noi diciamo qualcosa al nostro cellulare e non sappiamo chi è che ha la risposta al nostro problema. Lo chiediamo a Google perché ci fidiamo che Google ci dia la persona o l'azienda migliore per rispondere al nostro problema. Su LinkedIn è totalmente diverso. Noi quando siamo su LinkedIn seguiamo persone che stimiamo e compriamo dalle persone che stimiamo perché sappiamo già che loro sono gli esperti top del settore. Quindi è totalmente diverso. Mentre su Google vale un discorso di senso inverso, ok, su LinkedIn non vale. Il tema è che questo è il momento migliore per il tuo capo per mettersi su LinkedIn e costruire quella reputazione e credibilità che gli consentiranno dopo la crisi di avere ovviamente dei ritorni in termini di immagine. Oggi essere troppo istituzionali ti danneggia fino a un certo punto, nel senso, magari chi ti segue ed è già affezionato cliente dice: sì, vabbè, però un post un po' più empatico per capire tu come imprenditore stai affrontando la situazione me lo potevi anche fare. Cioè, sono qui su LinkedIn, tutti stanno parlando di sta roba, perché tu non ne stai parlando? Cioè, qual è il tuo problema? Sei un sociopatico? Fammi capire che ci tieni anche tu. Al di là di questo, il tema non sarà tanto la perdita di reputazione, cioè non credo che ci sia una perdita di reputazione, credo piuttosto che ci sia una perdita di opportunità. Quando la crisi passerà, le uniche aziende che lavoreranno saranno quelle che hanno dimostrato di avere questo lato umano empatico e avranno dato qualcosa all'interno del network perché il network possa restituire delle opportunità, questo sì. Quindi se lui non vuole farlo, ok, ne ha pieni diritti. Non credo che la sua azienda perda punti o ne perderà ben pochi. Il problema è che poi farà ben fatica perché tutti i clienti li stanno prendendo, quelli che invece in questo periodo stanno comunicando. È arrivata una domanda interessante, secondo me, per alcuni utenti, al quale io potrei immaginare una risposta, però lascio rispondere a te, che è di Matteo, che chiede: la stessa comunicazione che facciamo su LinkedIn, pensi che sia strategicamente uguale a quella che dobbiamo fare sugli altri social? La Quale sarebbe la tua risposta? mia risposta è assolutamente no, ogni social ha il proprio linguaggio perché ha pubblico diverso, però lascio rispondere a te e giustificare te. No, sono d'accordo in linea teorica. In linea pratica, scherzando, ma neanche tanto, spesso dico alle aziende di fare prima la comunicazione su Instagram e poi copiarla su LinkedIn. E lo dico perché Instagram ha insegnato una lezione importante alle aziende e questa lezione è che si può essere professionali e dare dei buoni messaggi che aumentano la reputazione del brand anche senza essere troppo ingiaccati e cravattati. E LinkedIn ha sempre avuto un pochettino questo problema. Se in realtà andiamo anche a leggere la comunicazione di questi giorni, ci stiamo vedendo che la maggior parte delle persone pubblicano i selfie in smart working in tutta in pigiama, cioè la comunicazione anche su LinkedIn è cambiata facendo vedere una cosa importante. Se l'azienda mette il suo lato umano, la sua anima, e mette in mostra le persone vere per come sono, questo crea più fiducia dall'altra parte. E quindi anche su LinkedIn l'invito è quello di sciogliere un pochettino o abbassare un pochettino i registri comunicativi, perché è vero che è una piattaforma professionale, ma professionale non vuol dire avere un manico di scopa infilato su per la spina dorsale. Quindi scherzando dico, certo, hai ragione tu, ogni social ha il proprio linguaggio, ogni social ha le proprie modalità comunicative. Su LinkedIn
ci sono diversi stili che possiamo copiare dagli americani, dagli inglesi, canadesi, che sono bellissimi e funzionano tanto. Io stesso ne sto provando alcuni di questi giorni, sono passato, cioè ho decuplicato le visualizzazioni semplicemente cambiando lo stile di scrittura con alcuni trucchi che arrivano dall'America. È figata, è bellissimo. La realtà è che le aziende dovrebbero vedere ogni canale come un modo per comunicare un aspetto diverso di sé. Cioè, quindi più che non fare contenuti duplicati, mi domanderei proprio che cosa voglio comunicare su ogni canale a chi. È chiaro che se l'azienda usa, che ne so, l'Instagram perché è un brand di fashion e quindi va molto sull'immagine, su LinkedIn dovrà dare un altro tipo di messaggi, ma ripeto, perché la community cambia. Su Instagram stai parlando a potenziali clienti, su LinkedIn stai parlando prima ai tuoi dipendenti e poi ai tuoi potenziali clienti. E quindi dovresti proprio rivedere da capo l'obiettivo comunicativo. E poi, ovviamente, con l'obiettivo comunicativo anche i contenuti. Sì, dobbiamo, credo di fondo, ricordarci sempre che ci stiamo rivolgendo alle persone e gli imprenditori stessi sono le persone, per cui siamo persone che parlano a persone. Per cui se su LinkedIn comunque andremo a pubblicare magari il fatturato di fine anno, mentre su Instagram, non lo so, il selfie con la persona famosa che ha visitato il nostro negozio, dobbiamo comunque di ricordarci di fondo che ci stiamo rivolgendo alle persone e per cui modulare il linguaggio in modo tale da essere più effettivi possibili Assolutamente. sotto questo punto di vista, almeno questo è il mio pensiero, Assolutamente. puoi anche Ti dire che faccio saranno una cavolata, magari mi una. sbaglio. No, anzi, è totalmente corretto. Ti faccio un esempio per rafforzare la cosa. Io sono sempre stato uno che ha pubblicato su LinkedIn, ripeto, lo faccio da 8 anni, quindi non sono un novellino, ne ho provate tante, in modo molto razionale. Cioè, io vedo il mio ruolo su LinkedIn come quello di educatore. Mentre invece dall'America oggi sta arrivando una questione di essere un po' più di narrare un po' più la propria esperienza personale, no? Perché si basa sul fatto che le persone, appunto, comunicando ad altre persone, hanno bisogno di toccare dei temi che risuonino con gli altri. E io ho sempre, mi sono sempre tenuto lontano da questo approccio perché è un approccio che non ritenevo particolarmente mio. Poi ho avuto la fortuna di fare un bel workshop con Riccardo Russo, che vi consiglio di seguire, che è un ragazzotto che ha 21, 23 anni, non lo so, che mi ha aperto gli occhi su questa cosa, no? Che qui è stato anche bello per un veterano riscoprire cose nuove. Allora ho fatto un tentativo. Claudia, che abbiamo inserito in team da poco per occuparsi del progetto Academy, vive a Palermo e quindi noi siamo a Milano e quindi ho fatto un post per cui l'incipit era le aziende dicono sempre che vogliono competenze, ma poi le cercano a 200 metri da casa, no? Anziché guardare veramente le competenze, che mi sembrava un po' una boiata. Ho detto, vabbè, lo metto così, chissà cosa viene fuori. E da lì racconto la storia invece che la responsabile marketing della Cannes vive a 888 km di distanza. Era un modo carino per dire benvenuta nel team. Ho ricevuto in 48 ore 900 richieste di contatto, che quindi ci abbiamo messo un po' a filtrarle. Ma sono arrivate, noi abbiamo ovviamente dei clienti target, sono arrivati molti più clienti in target, perché hanno risposto per questa cosa che ha risuonato da persona a persona, cioè si sono riconosciuti, che non quando parlo di LinkedIn a livello tecnico per il mio target. Quindi il consiglio è quello di dire, certo, parlate della vostra nicchia e fate argomenti tecnici su LinkedIn, ma ricordate quello che giustamente hai detto prima, che siamo in un network di persone e abbiamo bisogno di comunicare a queste persone cose che risuonano. LinkedIn è un network professionale in cui le persone si aggiornano, vanno per scambiare contatti, vanno perché vogliono migliorare la situazione lavorativa e al lavoro magari non vanno d'accordo col capo oppure hanno problemi di, che so, mandare i figli a studiare all'estero oppure sono genitori e non sanno come educare i figli oppure si sentono, che ne so, sottostimati perché non possono cambiare lavoro perché hanno una famiglia alle spalle, non so, cioè 10.000 casi umani di cui dobbiamo tenere conto. E se vogliamo che ci ascoltino, dobbiamo fare anche un po' un bagno di umiltà e metterci nei loro panni. D'altronde è un
è un tema vecchio come la retorica di Aristotele, logos, ethos e pathos. Dobbiamo avere un bel ragionamento, dobbiamo suscitare emozione con quello che scriviamo, ma soprattutto ethos, cioè veniamo ascoltati dall'altra parte se dimostriamo di avere delle cose in comune con il nostro pubblico. E se noi non riusciamo a mettere in campo la nostra personalità anche su LinkedIn, che è un social strettamente professionale, le persone non ci si fidano, perché le persone non vogliono dei manichini, degli automi o delle persone che sembra che gli vendano qualcosa ogni piè sospinto. Le persone su LinkedIn vogliono connettersi con altre persone di cui possono fidarsi, con cui si sentono in sintonia e fanno affari con chi ha dimostrato di produrre contenuti che non solo sono tecnicamente ineccepibili, ma anche risuonano a livello personale. Quindi prendiamolo un po' più di pancia rispetto a quanto siamo abituati magari a vedere LinkedIn. Scusa la lunga risposta, ma è un tema su Tranquillo, cui. tranquillo. Faccio una chiusa io finale che si ricollega al tuo stesso ragionamento. Anche noi internamente stavamo ragionando su rinascita digitale e ci siamo proprio accorti che rinascita digitale ha avuto il successo che ha avuto perché ci siamo posti come persone e non come aziende, agenzie. Abbiamo totalmente appiattito ogni conflitto di interessi, ogni questione che potesse essere una questione aziendale, abbiamo deciso a cuore aperto di metterci a disposizione delle persone da persone. E questo, secondo me, è stato l'elemento migliore perché siamo qui in 300 spettatori e più di 200 speaker in 4 settimane, ognuno che mette il proprio pezzo di competenze per costruire qualcosa senza uno scopo finale. Cioè, se non è quello di aiutare la comunità, la community e di migliorarci tutti quanti e di crescere tutti quanti. Per cui, quello che voglio dire per chiudere è proprio questo. Comportiamoci da persone, perché stiamo parlando a persone. Certo. Ovunque ci si trova, che sia Facebook, LinkedIn, Instagram o fuori dal balcone mentre cantiamo alle 18 quando c'è il flash mob. Ed è lo stesso motivo per cui noi avevamo già pianificato il nostro master online, era un master a pagamento e così era stato pianificato nel nostro piano marketing e in questi giorni ci siamo guardati e abbiamo detto: ma che cazzo stiamo facendo? Scusa il francese. Abbiamo rimborsato i partecipanti e lo abbiamo messo gratuito ad oggi pomeriggio, quindi dobbiamo ancora comunicarlo in giro, sei il primo a saperlo. Però abbiamo fatto Il così, cioè primo ci insieme siamo ad altri guardati in giro. 300. Il Sì, primo insieme ad altri 300. scusa. Ah, wow, 301, fantastico. E sì, abbiamo fatto questa cosa perché ci siamo guardati e abbiamo detto, cioè abbiamo ascoltato e abbiamo capito che. Cioè, il momento era quello di fare altro, è un po' la spinta anche comunque della tua iniziativa, che è stata un'iniziativa veramente, veramente bella, quindi ancora complimenti e grazie per avermi voluto. Ci siamo detti forse è il tempo di fare qualcosa di diverso e speriamo che sia vero che abbiamo ascoltato bene quello che le persone stanno dicendo su LinkedIn in questo momento. Grazie mille a te per essere stato qui ed aver contribuito attivamente con questo speech e con i tuoi contenuti. Ti saluto, ti auguro una buona continuazione, una buona giornata e a questo punto buon webinar, visto l'annuncio. Buona Grazie. continuazione, ciao. A presto, ciao.